è stata una sfida, è stato un piacere, è stato un onore, è stato anche molto divertente, perché quando il rettore Gianni Canova mi ha proposto di occuparmi di questa installazione ero veramente molto eccitato, ma anche molto preoccupato, perché non avevo un'idea precisa di quello che potesse essere una mostra, un'esposizione con la parola denaro. Perché mi imbarazza farmi questa domanda, non so cosa sia realmente, o meglio, so esattamente cos'è, però poi mi pongo questa domanda, cos'è stato nella storia? Cos'è un'invenzione, qualcosa di materiale, perché lo tocco, lo posso usare? Però poi in realtà, guardando nell'economia di oggi mondiale, l'80% del denaro è virtuale, quindi non esiste. Sono dei numeri, sono delle transizioni, è un patto di fiducia. Ecco, su questa fiducia, su questa credenza, sul fatto che noi a questo punto a questi oggetti attribuiamo un valore di scambio, questo è stato lo stimolo per creare questa esposizione. Allora ho detto, se in qualcosa dobbiamo credere, creiamo un luogo in cui credere, quindi una cattedrale assolutamente priva di significati religiosi, in cui credere nella potenza del denaro, nel bene e nel male. La collaborazione con gli studenti è stata fondamentale, perché sono molto giovani, hanno un rapporto col denaro sicuramente molto diverso da quello che può avere un mondo che si relaziona al denaro come mondo dell'economia, e quindi la spettacolarizzazione del denaro mi sembrava interessante. Il fatto di essere all'interno di un ateneo, un'università, lo trovo ancora più stimolante. Siamo in un periodo in cui la definizione dell'arte sta crollando, la definizione dell'opera d'arte è in discussione. La domanda non è più che cos'è un'opera d'arte, ma quando qualcosa diventa un'opera d'arte. Quindi questa, che ha la presunzione ma anche il sogno di diventare un'installazione, una mostra, ha deciso di nascere in un luogo non istituzionale per le mostre d'arte, ma è un luogo di conoscenza, di costruzione, di cultura, di frequentazione di ragazzi che avranno in mano il denaro, avranno in mano quindi anche il futuro del mondo. E mi sembrava la cosa più opportuna, anzi la cosa più interessante. Tutti gli artisti dovrebbero frequentare gli atenei e fare all'interno delle istituzioni culturali le loro mostre e portare il loro pensiero. Questo mi sembra fondamentale per un futuro che prepari delle generazioni a non pensare esclusivamente al denaro come potere, ma al denaro come qualcosa che ti permette di realizzare un sogno.